Buonasera, io sono Magister, il narratore del canale Passato e Tela, e oggi continuerò il racconto del Maestro del Giudizio Universale. Buon ascolto. Era un dolce pomeriggio d'autunno e gli alberi intorno, che già cominciavano a spogliarsi, portavano i colori accesi e il patetico presentimento del trapasso. Van Teller era vestito all'antica, una lunga giacca palandrana che gli arrivava fino a quasi ai ginocchi, una camicia dall'alto collo inamidato, una vasta cravatta nera Robespierre. Si riscosse, mi guardò, sorrise. «Lei è venuto a cercarmi per il grande Hieronymus?» Innanzitutto è mio dovere avvertirla, signore, che qui in città mi considerano un matto!» E fece una stridula risata da cornacchia. Intanto mi ero seduto al suo fianco. Con una mano scheletrica, ma tutt'altro che tremante, strinse una delle mie. «Ma lei, signore, viene da lontano. Lei non può sapere nulla di questi pettegolezzi di provincia. A lei non possono interessare, però lei mi è simpatico, signore. A lei, se crede, posso dire alcune cose. Avrà notato, immagino, che io assomiglio a qualcuno.» In modo sorprendente, una coincidenza quasi incredibile. «Coincidenza, amico mio. Crede proprio che si tratti di coincidenza?» «Intende dire, signor Van Teller, che si tratta di sangue?» «Chissà, chissà, certe cose noi non le potremo mai sapere.» Dopodiché non si fece pregare per raccontarmi la sua storia. Figlio di un orologiaio, aveva seguito umilmente le orme paterne, occupandosi sempre del negozio, ma, sin da ragazzo, una fortissima attrazione lo portava verso tutto ciò che riguardava il famoso pittore, ritenuto in famiglia, un antenato di sua mamma, nata Van Aken. Una tipica infatuazione di giovinezza, tuttavia abbastanza strana in lui, che aveva fatto solo le scuole commerciali. Sull'argomento, ancora adolescente, aveva letto tutto quello che era stato possibile leggere. Naturalmente, alla biblioteca comunale di Sertogenbosch, i libri sul grande pittore non mancavano. Poi, fattosi uomo, era riuscito a vederli pressoché tutti, i celebri dipinti. Era stato a Vienna, a Berlino, a Parigi, a Venezia, a Lisbona e più di una volta a Madrid. Nel frattempo stava scendendo la sera, il giardino si era quasi vuotato del tutto, i viali assumevano quell'espressione enigmatica e circospetta della natura quando viene lasciata sola. Mentre Van Teller mi parlava, ebbi un piccolo soprassalto. Con la cosa dell'occhio mi era parso di vedere una cosa scura uscire da una siepe alle mie spalle e saltellare a scatti sull'erba. L'aria si era fatta piuttosto fresca, saliva l'umidità della notte, proposi a Van Teller di accompagnarlo a casa. Egli tolse un antico orologio d'oro da taschino dal panciotto, esclamò: «Che sbadato! Sono già quasi le 7. Chissà la Margareta che cosa sta immaginando.» Ora il parco era diventato veramente deserto e poco rassicurante. Ancora qualche sparso pigolio qua e là di invisibili uccelli. Fruscii, scricchiolare di rami secchi, lievi ansiti del vespero tra i mucchietti di foglie secche. Ma Van Teller, che probabilmente aveva stufato ad usura i concittadini con le sue vecchie storie, non sembrava vero di avere trovato un ascoltatore attento come me. E stava infervorandosi. Mi diceva come nessuno dei tanti critici che avevano scritto su Bosch, anche firme autorevoli e reputatissime, lo avessero persuaso. «Parlano dell'inferno, parlano della dannazione eterna, parlano di Sant'Agostino, delle eresie della riforma di Lutero, vanno a frugare nella vita privata di Hieronymus, che nessuno di loro può conoscere, riempiono centinaia di pagine con interpretazioni gigantesche. E la psicanalisi? E l'angoscia esistenziale con 4 secoli d'anticipo? E il surrealismo con 4 secoli di anticipo? C'è stato uno, perfino, che ha registrato uno per uno i mostri, li chiamano mostri, e li ha classificati come fossero tanti coleotteri, e per ciascuno ha trovato un tipo di nevrosi corrispondente. E poi il manicheismo immancabile, e i riferimenti sessuali, i complessi aberranti, la componente sodomitica, l'esoterismo negromantico. Quanta fatica inutile! Ma se è così semplice, così limpido! Se non è mai esistito un pittore più realista e chiaro di lui. Altro che fantasie, altro che incubi, altro che magia nera, la realtà nuda e cruda che gli stava davanti. Solo che lui era un genio che vedeva quello che nessuno, prima di lui e dopo di lui, è stato capace di vedere. Tutto qui il suo segreto. Era uno che vedeva e ha dipinto quello che vedeva.» Io dissi:
Capisco. Certo, in sede letteraria non si può negare, però lei intende alludere, vero, a una realtà fantastica, a una realtà trasposta? Alla realtà dei sogni, delle paure, dei rimorsi? Tornerà sempre a suo merito di Bosch l'aver dato una forma concreta a questi fantasmi. Però lei non mi dirà che quegli esseri orrendi, rettili antropomorfi, osceni meccanismi, utensili trasformati in membra, gnomi e insetti abominevoli, lui li vedesse veramente, che 4 secoli fa girassero per le strade dell'Olanda. Non li vedeva? Fece lui arrogante. Non giravano per le nostre strade. Oh, non mi faccia parlare. A questo punto non ebbe più riserve. Confessò che pure lui, non tutti i giorni ma abbastanza spesso, vedeva il mondo come Bosch. Quel pomeriggio, per esempio. Parecchie di quelle amorevoli mammine venute con la carrozzella del neonato non erano che lai di uccelli dal becco adunco, lucertoloni neri gonfi d'odio, avidi cercopitechi sdentati, vesciche infami con gambe di ragno. Tra i bambini stessi aveva visto qualche ributtante esemplare di ornitorinco e di gnomo armato di uncini sanguinolenti. Ecco il motivo, spiegò, delle sue tribolazioni As Hertogen Bosch. Più di 30 anni prima aveva esposto questa sua teoria in un libretto, portando ampie esemplificazioni. Benché non venissero fatti esplicitamente i nomi, risultava evidente, per esempio, identificazione dell'allora vice sindaco con l'atroce profilo del sadico filisteo nel portacroce di Gand e del preside del liceo musicale col paggio dalla testa suina nel Sant'Antonio di Lisbona. Se ti è piaciuto il video, lascia un mi piace e iscriviti al canale di Passato e Tela. Ci vediamo per la terza parte del racconto. Arrivederci!